Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial di Kruger Prot. Questo è il secondo tutorial relativo al bassone e in questo tutorial scopriremo la one beat. Questa cosa qui. Ok. Allora, la one beat è un movimento verticale del bassone che praticamente non fa mai spostare i lati del bassone dal loro punto nativo, quindi che ne so, una parte rimarrà sempre alla mia destra e l'altra sempre alla mia sinistra. Come funziona? Allora, io porto il bassone di fronte a me e magari posso far finta di fare questo movimento come se avessi una specie di canoa. Questo movimento cercherò poi di portarlo ad una sola mano e di lasciare quell'altra. Quali sono le caratteristiche, appunto? Un bassone rimarrà in questa sezione, mentre l'altra starà sempre dall'altra parte. In questo momento vi sto mostrando il trick frontalmente, per farvi capire bene. Però nella maggior parte dei casi, e per utilità che vedremo in seguito, è molto utile saperlo fare laterale. Come succede, quindi? Io porto il bassone al mio lato. Possiamo dire intanto un'informazione molto utile. Se io, tenendo il bastone così, alzo il pollice, trovo la punta e la base. La punta è quella che viene indicata dal mio pollice e la base è quella che è corrispettiva al mignolo. Adesso vediamo a cosa serve questa informazione. La punta del bastone io la sfrutterò per disegnare un cerchio esattamente davanti a me e tornare. E continuerò costantemente a disegnare questo cerchio. Fate finta che il bastone appunto è un pennello e noi stiamo disegnando su una grande parete. Adesso, una caratteristica del bastone appunto è che invece che nei poi, dove l'attrezzo si prolunga solo da un lato della mano, qui abbiamo anche quell'altro. Che cosa fa l'altra parte del bastone in questo momento? Fa l'esatta cosa, ma dietro di noi. Infatti, la base sta disegnando un cerchio dietro al mio corpo. E torniamo come prima. Ecco cosa succede. Questa one beat adesso potrà sembrare un po' macchinosa e scomoda, ma vedrete con il tempo vi farete pratica e verrà molto più naturale. E, anche se non molti la utilizzano, perché è un movimento abbastanza semplice, in realtà ha delle potenzialità altissime che vedremo in altri tutorial relativi al bastone, ma soprattutto per quanto riguarda la scuola dei doppi bastoni, semmai in futuro vogliate provare. Quindi, disegno un cerchio con la punta del bastone di fronte a me e uno con la base dietro di me. Questo movimento adesso lo sto facendo in avanti perché le punte si allontanano dalla mia faccia, ma posso fare lo stesso movimento all'indietro. Indietro, avanti. E, importantissimo, possiamo anche farlo con l'altra mano, quindi la sinistra, avanti e indietro. Inoltre, la one beat possiamo farla allontanando il braccio dal corpo, ottenendola molto più bassa vicino ad esso, perché ha effetti diversi. Ok, e questa era la one beat, per questo tutorial è tutto e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.